parlerò oggi di alcuni progetti di esplorazione dello spazio extraterrestre e in particolare della possibilità di costruire vere e proprie città, o diciamo meglio, habitat per la permanenza per lunghi periodi di un numero considerevole di persone. È un'impresa che più in generale possiamo chiamare di esplorazione umana del sistema solare, dove per umana intendiamo non solo l'uomo vero e proprio, ma anche i suoi robot, eventualmente degli animali ed eventualmente delle piante. Realisticamente il futuro ci permetterà di costruire questi habitat sulla Luna e poi dopo un periodo magari di 1 o 2 decenni anche su Marte. Iniziamo subito la conversazione esponendo alcune tappe fondamentali dell'esplorazione dello spazio, che si apre nel 1957, in ottobre, quando la prima sonda sovietica, chiamata Sputnik 1, riesce a orbitare attorno alla Terra. E subito dopo, lo Sputnik 2 porta a bordo una cagnetta. Quindi, come si diceva prima, fu un animale il primo esploratore dello spazio extraterrestre. Finalmente, nel 59, un'altra tappa fondamentale, sempre grazie a una sonda sovietica chiamata Luna 3, che invia le prime immagini della faccia nascosta della Luna, una faccia mai vista prima dall'umanità. Immagini che rivelarono che la faccia nascosta è molto diversa da quella visibile. Le vediamo qua a confronto, sulla sinistra la Luna che vediamo a occhio nudo con un cannocchiale che fu vista molto bene per la prima volta da Galileo a Padova nel 1610, e a destra la faccia nascosta che vedete è molto diversa. Mancano tutte quelle zone scure che sono grandi colate di lava che caratterizzano questa faccia rivolta verso la Terra. Quindi le due facce hanno avuto una storia geologica profondamente diversa. Nel 1961 il primo uomo che vola nello spazio, sempre grazie all'Unione Sovietica, Yuri Gagarin, ma dopo qualche anno gli americani dell'agenzia NASA programmano tutta una serie di missioni umane verso la Luna, missioni chiamate Apollo. Le prime cinque furono orbitali, ricordiamo che l'Apollo 1 fu una tragedia perché scoppiò in fase di lancio facendo perire tutto l'equipaggio, ma le altre missioni ebbero successo. Vi faccio vedere in particolare una foto dell'Apollo 8 da cui si vede la Terra che sorge intanto che la navicella circumnaviga la Luna. Lo faccio vedere anche perché queste immagini possono trarre in inganno il lettore, cioè sembra che se voi siete sulla Luna, la Terra sorga, si alzi sull'orizzonte, tramonti come noi da Terra vediamo fare la Luna. E invece no, vista dalla Luna, dalla faccia diciamo visibile da noi della Luna, la Terra rimane immobile, sempre nello stesso punto dello spazio. Chiaramente ruota su se stessa in 24 ore e ci fa vedere facce diverse, ma in realtà rimane ferma, sempre nella stessa posizione. Poi arrivano le sei missioni Apollo successive che riescono ad atterrare. La prima è l'Apollo 11 nel luglio del 69, quindi un anno fa c'è stato il 50° anniversario di questo bellissimo sbarco, questa impresa gigantesca dell'uomo, fino all'Apollo 17 nel 72, che è l'ultima missione umana che abbia raggiunto la Luna. E da allora non ci sono più state missioni umane nello spazio. E oggi la nostra presenza nello spazio extraterrestre è limitata alla Stazione Spaziale Internazionale, che naviga ad appena 400 km di altezza. Eccola qui, una gigantesca opera ingegneristica in cui vale la pena sottolineare che l'Italia ha un ruolo molto importante. Pensate che il 40% dello spazio abitativo è stato costruito in Italia.
e anche molte facilities di bordo, ad esempio l'acqua o il cibo, hanno una forte partecipazione delle aziende italiane. Veniamo al nostro secolo, che si è aperto con una serie di missioni robotiche sulla Luna. Ne cito due ad opera dell'Agenzia Spaziale Cinese, molto importanti. La prima si chiama Chang'e 3, nel dicembre del 2013 è atterrata in modo sicuro sulla Luna, era composta da un modulo fermo, che vediamo sulla sinistra, più un piccolo rover chiamato U2, che è il nome di un coniglietto nella mitologia cinese, in grado di muoversi sulla superficie. Ancora più importante da un certo punto di vista è la missione che è arrivata nel gennaio 2019, la Chang'e 4, perché per la prima volta una sonda umana è riuscita ad atterrare sull'altra faccia della Luna, quella nascosta. Ora, com'è possibile trasmettere dati dalla faccia nascosta? Chiaramente non si vede la Terra. Allora i cinesi hanno preliminarmente messo una seconda sonda in un punto specifico da cui si vede continuamente la Terra. È un punto molto particolare, vi dico il nome, un punto lagrangiano, che prende il nome dal grande matematico Lagrange del XVIII secolo. Dove è atterrata Chang'e 4? Ecco, è atterrata in un punto molto, una zona molto particolare della Luna, all'interno, diciamo, di un grande bacino d'impatto, il bacino chiamato Aitken, in prossimità del polo sud della Luna. È una regione da cui in effetti si può vedere anche la Terra, da alcuni monti particolarmente alti, ed è una zona che è importantissima perché da terra i radar hanno scoperto che in certi crepacci molto profondi ci sono indicazioni della presenza di acqua, di ghiaccio di acqua. E torneremo su questo punto tra un momento, quando, diciamo, affrontiamo questo tema della nostra permanenza per lunghi periodi su moduli abitativi sulla Luna, un'impresa che non coinvolge oggi solo le grandi agenzie spaziali nazionali, ma anche conglomerati industriali privati tipo Google, tipo Amazon, che hanno una forza, una potenza economica spesso maggiore a quella di tanti stati. E questa è la grande novità del XXI secolo, cioè l'ingresso dei privati, un ingresso molto deciso dei privati nello spazio. E vi dicevo, l'impresa è molto difficile, molto costosa, ma la Luna ci aiuta in una modalità che non ci aspettavamo sino a pochi anni fa, cioè, come vi dicevo prima, la presenza di ghiaccio di acqua. Adesso queste due sono chiaramente due immagini artefatte, non c'è acqua liquida sulla Luna. E vedremo perché non c'è, un po' più avanti parlando di Marte, ma proprio in prossimità del Polo Sud ci sono questi grandi bacini con grandi crateri in cui la luce del Sole non riesce a penetrare e in cui c'è evidenza di grandi presenze di ghiaccio di acqua. Ma anche sull'altra, diciamo più in generale, sulla Luna sono stati scoperti molti materiali idrati, per cui con apposite tecniche, diciamo quasi da minatori, si riuscirà ad estrarre acqua. E come sapete, l'acqua è un elemento fondamentale per sostenere la vita in un qualunque habitat. Habitat che vengono adesso studiati, vi faccio vedere un esempio di disegno fatto dall'Agenzia Spaziale Europea, in cui il modulo abitativo è protetto da una spessa coltre di sabbia, di terreno compattato, per proteggere dalla caduta di piccoli meteoriti, dalla caduta di raggi cosmici, insomma, per proteggere l'ambiente in cui si vive, in cui si può vivere normalmente, e con un tunnel che consente poi a un astronauta ben equipaggiato con tutte speciali di uscire per andare a esplorare il terreno attorno a lui.
Naturalmente questo è un sogno, ma dando un po' di tempo potrebbe darsi che sulla Luna vengano costruiti habitat di questo tipo. Vorrei ricordare che chiaramente non possiamo portarci da terra i mattoni o altri materiali da costruzione, per cui sarà fondamentale l'utilizzo delle stampanti 3D, che voi certamente conoscete, per modellare i vari materiali, i vari elementi costruttivi, usando ad esempio quell'abbondantissima polvere presente sulla superficie lunare, una polvere molto molto sottile, che in termini tecnici chiamiamo regolito, e che si lascerà compattare da appunto queste stampanti 3D per formare vari elementi della costruzione. Che cosa potremo fare sulla Luna? Beh, tante cose, possiamo esplorare, possiamo cercare minerali rari, possiamo fare i turisti, ma chiaramente sempre con lo sguardo un po' malinconico rivolto verso la Terra, come vi dicevo prima, sempre ferma lì, alta o bassa sull'orizzonte, a seconda di dove siete. Chi ci arriverà per primo? La sfida è aperta, vi dicevo, non solo le agenzie spaziali nazionali, anche i privati, ma tra le agenzie spaziali, quella che si sta muovendo in modo più deciso al momento è la NASA, che ha concepito un progetto chiamato Artemis, che dovrebbe portare i primi elementi, diciamo i primi uomini, perlomeno a circumnavigare la Luna intorno al 2024, quindi tra pochissimi anni, uomini che saranno a bordo di una capsula, un po' sul tipo di una stazione spaziale internazionale in miniatura. Un progetto che si chiama Artemis e che chiaramente richiama Apollo, perché Artemis era la sorella gemella di Apollo. Sono già stati scelti i primi 13 astronauti, 7 uomini e 6 donne, di cui 2 canadesi, che si stanno attivamente allenando per questa grande impresa. Vedremo se ci riusciranno, invece vedremo se diciamo, con questi forti turbamenti causati dall'epidemia in corso anche negli Stati Uniti, la NASA sarà in grado di rispettare la scheda, ma supponiamo che ci riesca, vedremo. E adesso passiamo a quello che sarà una possibile esplorazione di Marte. Mentre sulla Luna è verosimile che riusciremo ad andarci nel corso di questo decennio, per Marte probabilmente dovremo aspettare gli anni 30, forse addirittura gli anni 40 del nostro secolo. Come andremo su Marte? Beh, può darsi che ci andiamo con un volo diretto, ma potrebbe anche darsi, forse più verosimile, che si faccia una tappa intermedia sulla Luna e poi da lì si vada verso Marte. Guardiamo un momento un confronto di dimensioni tra la Terra, Marte e la Luna. Vedete le dimensioni in chilometri del diametro dei tre corpi e notate che c'è una differenza, un rapporto praticamente di 1 a 2 su questi diametri. Da qui potete ricavare facilmente il rapporto di gravità, tenendo conto però che mentre la Terra intorno a 5, sia Marte che la Luna hanno una densità molto minore, intorno a 3, più simile alla densità della crosta terrestre che di tutta la Terra. La distanza, mentre la distanza alla Luna è di appena circa 400.000 chilometri, quindi ci si può arrivare in 2 o 3 giorni, la distanza minima tra la Terra e Marte è di 55 milioni di chilometri, quando siamo in questa situazione, mentre la distanza massima aumenta fino a 500, quasi 500 milioni di chilometri. Voi capite quindi con una notevole difficoltà di trasmissione, semplicemente tenendo conto del tempo luce. Il disegno vi fa anche vedere che l'orbita di Marte è nettamente più ellittica di quella della Terra. In prima approssimazione la Terra è praticamente in orbita circolare, Marte no. È in un'orbita decisamente ellittica. E questa figura vi fa anche vedere che, ad esempio, in questa situazione Terra, Sole, Marte,
ci sarà un forte problema di comunicazione, perché quando il sole è frapposto tra voi e il vostro equipaggio su Marte, chiaramente non potete comunicare. Per cui ci sarà anche una serie di attività preliminari in cui la Terra dovrà mettere delle particolari stazioni, delle stazioni ripetitrici in orbite particolari, in modo che a ogni istante voi possiate comunicare, anche se con tempi luce che possono arrivare anche alla ventina di minuti. Ma insomma, dobbiamo comunque cercare di non avere settimane di blackout con il nostro equipaggio. Come si arriva su Marte? C'è una tecnica particolarmente utile, che è di partire quando la Terra è in questa posizione, Marte è in questa posizione, qui questa è la situazione quando vi lanciate verso Marte, la vostra sonda fa la sua traiettoria che dura, mettiamo, dai 6 agli 8 mesi, e quando arriva su Marte voi siete già davanti. E questo siete qui. E questo è causato, è dovuto alle famose 3 leggi di Kepler, che sicuramente vi ricordate. Quindi questa situazione favorevole per minimizzare l'energia e il tempo di percorso si ripete praticamente ogni 2 anni. Quindi capite bene, perché lo vedremo meglio anche dopo, la cadenza dei lanci verso Marte è tipicamente biennale. Ora, non è facile né andarci né atterrare. E qui vedete la situazione era un paio di anni fa. Di tutti i lanci verso Marte, quelli rossi sono falliti. Sono falliti sia in fase di missione che molti anche in fase di possibile tentativo di atterraggio sulla superficie. Quindi è un'impresa difficile, è lunga, ci vogliono mesi in cui il vostro equipaggio deve stare chiuso in una navicella, e quindi l'esperienza sulla stazione spaziale è fondamentale, sia dal punto di vista medico che di vista psicologico. Gli astronauti non devono litigare, non devono avere mal di denti e così via. Ma nonostante tutto, ci fu una bellissima missione su Marte, addirittura nel 1976, le due famose Viking, che partite nel 76 una dopo l'altra, trasmisero dati fino a circa il 1982. Due laboratori attrezzati non solo per fare immagini da cui si capì subito che il suolo del pianeta è estremamente ossidato, e questo vi dà la colorazione rossa del pianeta, e quindi un suolo molto molto inospitale per la vita. E questa difficoltà di mantenere una vita anche batterica su Marte fu confermata a quel tempo anche ad analisi chimico-fisiche fatte dai Viking. Oggi si cerca di esaminare meglio i dati, e c'è effettivamente, come vedremo tra un po', la speranza di trovare tracce di vita passata sul nostro pianeta rosso. Ora, quali sono le caratteristiche di Marte dal punto di vista della sua abitabilità? Ne vediamo qualcuna. Ad esempio, abbiamo visto la gravità è circa un decimo di quella terrestre, è più bassa, ma non è proprio zero. La sua diciamo, massa è un decimo, la sua gravità è grosso modo un terzo, e quindi un salto sulla Terra è così, su Marte diventa molto più lungo, come avete visto magari anche sulla Luna, dove si salta ancora più lungo. Gli estremi di temperatura sulla Terra vanno da circa meno 80 nei posti più freddi verso i poli, fino a più 50, più 60 nei deserti, mentre su Marte l'escursione termica è terribilmente maggiore, sia perché siete più distanti dal Sole, sia perché siete su un'orbita più ellittica, sia perché l'atmosfera, non avete le masse di oceani e le masse di atmosfere che facciano un po' da termostato, così come abbiamo sulla Terra.
Marte ha un'orbita ellittica, vi dicevo, per di più il suo asse di rotazione diurno è inclinato più o meno della stessa quantità di quello terrestre, circa 23 gradi e mezzo, quindi si susseguono 4 stagioni su Marte, un anno dura quasi 2 anni di quelli terrestri e il giorno marziano dura lievemente più 40 minuti del giorno terrestre. Quindi è una situazione favorevole per un futuro equipaggio umano, più o meno gli sembrerà di essere sulla Terra con le ovvie differenze. Come vi dicevo, il suolo marziano è estremamente arido. Vedete qui questa enorme frattura che si chiama Valle Marineris, che corre per migliaia di chilometri, la vedremo meglio più avanti, ma in realtà Marte ha due poli. Eccoli qua, qua vedete uno dei due poli, che vediamo meglio qui, i due poli di Marte, che sono ricoperti da questa coltre di, non di ghiaccio d'acqua, ma di ghiaccio di anidride carbonica, quello che chiamiamo anche ghiaccio secco, che però al di sotto di uno strato di ghiaccio secco sappiamo esserci ghiaccio di acqua. Quindi su Marte c'è indubbiamente ghiaccio di acqua, non solo i poli, ma in altre varie regioni. Perché non possiamo avere su Marte o sulla Luna o su asteroidi acqua liquida su una, diciamo, in superficie per tempi molto lunghi? Lo vediamo da questo diagramma di fase dell'acqua, dove in ascissa abbiamo la temperatura e in ordinata abbiamo la pressione. Bene, se la pressione e la temperatura sono adatte, abbiamo ghiaccio. Abbiamo liquido, abbiamo vapore, ma tipicamente su Marte, sulla Luna, su un asteroide, la situazione è tale che non passiamo mai per questa zona e quindi il ghiaccio diventa sublime immediatamente a vapore e da vapore ricondensa immediatamente a ghiaccio senza passare, perlomeno non per tempi lunghi, non per lunghe, non per grandi estensioni di superficie, per una parte liquida. Ecco perché possiamo trovare ghiaccio, possiamo trovare vaporacqueo, ma trovare liquido in superficie è praticamente impossibile. L'atmosfera di Marte intanto è estremamente più tenue di quella terrestre, la sua densità, diciamo, è un centesimo di quella terrestre, ma soprattutto ha una composizione chimica completamente diversa. Perché mentre sulla Terra abbiamo che la gran parte dei gas è azoto molecolare, più un 21% di ossigeno molecolare, più tracce del resto, ad esempio argon, su Marte il grosso è anidride carbonica, lo stato di vapore, un po' di argon, pochissimo azoto e tracce di tutto il resto. Quindi vedete, densità molto diversa, composizione chimica molto diversa, ma nonostante questo l'atmosfera di Marte è navigabile. Possiamo usare paracadute, possiamo usare droni, possiamo usare elicotteri e quindi questo facilita oggi gli atterraggi e un domani faciliterà gli spostamenti umani sulla superficie marziana. Però questa atmosfera ha anche una caratteristica piuttosto nociva, diciamo, nel senso che mentre quando è tutto tranquillo, vediamo Marte così, spesso si generano delle tempeste di polvere, pensate di essere nel Sahara con il vento che porta la polvere, che avvolge tutto il pianeta, vedete, e siete là dentro, vediamo il fronte di polvere che vi sta arrivando su. Questa è un'immagine fatta da un satellite europeo, quando la polvere sta coprendo, e quindi voi supponete di avere il vostro veicolo qua e vi arriva questa polvere. Quindi è una condizione di cui bisognerà pur tener conto quando si cercherà di abitare Marte. Questa è una diapositiva che vi fa vedere quante sonde la NASA ha lanciato recentemente verso Marte, sonde praticamente con cadenza biennale, come vi dicevo, da qui
qui va bene, è stato un lancio un pochino diverso, ma tipicamente la cadenza è biennale, alcune sonde sono in orbita, alcuni moduli sono a terra e la NASA non è stata comunque l'unica agenzia spaziale. Anche l'ESA, quella europea, ha un ruolo molto attivo nell'esplorazione di Marte. Vediamo qua il Mars Express, una sonda europea che fu lanciata nel 2003 e che ancora oggi funziona egregiamente. E notate che si chiama Express perché fu la sonda più veloce che abbia raggiunto Marte. Ci mise appena 6 mesi, mentre tipicamente le altre ce ne mettono 8. Mars Express ha a bordo una camera stereoscopica, cioè fatta da 2 canali visivi, che consente di fare immagini in 3 dimensioni. E qua vedete una bellissima immagine in 3D della Valle Marineris, dove il fondo così nebbioso, effettivamente questa è nebbia, cioè è vapore acqueo che prima che il sole sorge si condensa e poi sublima, diciamo si condensa in ghiaccio e poi sublima in una tenue nebbia quando il sole è sorto. Vedete un'altra splendida immagine in 3D ottenuta da Mars Express. Il suolo di Marte è veramente molto complicato, con valli, con vulcani spenti, con profonde gole. E Mars Express porta a bordo uno strumento chiamato MARSIS, è un radar costruito dall'Università di Roma, quindi vi dicevo l'Italia ha sempre un ruolo molto molto importante in tutte le missioni spaziali. Sono onde radar penetranti, cioè riescono a penetrare il suolo e a rilevare la presenza di acqua liquida sopra la superficie. E questa è stata proprio una grandissima scoperta italiana fatta appena l'anno scorso, dal segnale, diciamo, riflesso dagli strati più profondi di Marte, si sono scoperti giacimenti di acqua liquida. Quindi c'è acqua liquida in profondità. La speranza è che ci sia acqua liquida anche appena sotto la superficie, in modo da poterla raggiungere con delle trivelle. Questa è la missione successiva europea, ExoMars 2016, che tra le altre cose sta studiando il poco metano presente nell'atmosfera marziana. Ce n'è poco, non solo, ma ce n'è anche occasionalmente, delle volte c'è, delle volte non c'è, in certe zone c'è, in altre no, e l'importanza sta nel fatto che sulla Terra il metano è prodotto essenzialmente da decomposizione di batteri. E quindi, se anche c'è il sospetto, diciamo, che il metano marziano possa essere stato prodotto da batteri ormai estinti, ma ancora presenti appena sotto la polvere superficiale, e che ogni tanto, ad esempio per particolari condizioni di illuminamento, rilasciano metano. Vedremo. Ma la prossima missione europea, che si chiama ExoMars 2020, che viene costruita in gran parte in Italia, a Torino, porterà a bordo una trivella in grado di penetrare il suolo fino a circa 2 metri di profondità. E quindi vedremo dai carotaggi se troverà qualche cosa di interessante nel sottosuolo, che possa essere acqua liquida o batteri. Vedremo. Purtroppo doveva partire questo luglio, ma a causa anche, come vi dicevo, di questa pericolosissima epidemia di Covid-19 che sta colpendo tutta l'Europa, quindi anche gli strumenti e quindi anche le varie industrie che si occupano di costruire ExoMars 2020, si è dovuto ritardare il lancio, che verrà quindi solo nel 2022, a 2 anni di distanza. Però, se tutto va bene, nel 2020 partiranno almeno altre 2 missioni. Una molto importante della NASA, che si chiamerà Mars 2020, una degli Emirati Arabi e una forse, non ho ancora notizie sicure, dalla Cina. Ora, mentre
quella degli Emirati Arabi è una sonda, diciamo, che circumnavigherà Marte, non ha modulo di atterraggio. Quello della NASA avrà un rover complicatissimo, ad esempio anche con un elicottero, giusto per provare la navigazione aerea nell'atmosfera marziana. Vedremo, il lancio dovrebbe essere in luglio, quindi tra pochi mesi. E adesso vediamo l'uomo su Marte. Ho scritto forse tra 20 anni, per l'impresa è molto difficile perché il viaggio è molto lungo, perché ci sono problemi medici, ci sono problemi psicologici, speriamo che non ci siano problemi politici, di tensioni tra stati, industrie e così via, ma cerchiamo di essere ottimisti, di poter andare effettivamente a colonizzare Marte. Io ricordo che potrebbe anche darsi che i primi moduli siano solo abitabili, siano in orbita, non sul suolo marziano, ma vedremo, si parla appunto di un futuro non imminente. Due grandi sostenitori della colonizzazione di Marte. Uno è il celebre Stephen Hawking, uno tra gli scienziati più famosi, scomparso un paio di anni fa, che nonostante la sua fortissima invalidità fisica, lo vedete qua sotto, in realtà coraggiosamente si fece mettere su un volo parabolico dove per pochi istanti la caduta, diciamo, dell'aereo è così veloce da praticamente annullare la gravità. E quindi vedete Stephen galleggiare nello spazio all'interno dell'aereo. Perché lui era, diciamo, un convinto sostenitore della necessità di colonizzare Marte? Essenzialmente perché era estremamente pessimista. A suo avviso la umanità qui sulla Terra si sta suicidando, tra un secolo o forse due le risorse terrestri saranno esaurite e quindi l'unica speranza di salvare qualche uomo è di esportare un po' di umanità sul nostro pianeta rosso. Un secondo sostenitore, ma ce ne sono altri, ma insomma li faccio vedere, Elon Musk, famoso per le varie imprese, dall'auto elettrica Tesla ai razzi SpaceX. Anche lui è intenzionato a costruire una colonia marziana su Marte, in grado di ospitare addirittura 1 milione di persone. Chiaramente lui non ha nessun intento, diciamo, etico, vuole semplicemente fare soldi. Ma non sono gli soli, vi dicevo, tanti privati, tante nazioni ci stanno provando, giusto per farvi vedere quanta gente ci sta pensando. Questo è un progetto degli Emirati Arabi per costruire una città marziana. Probabilmente non verrà mai fatto, se ne è fatto non verrà fatta così, ma per dirvi quanta gente, quante risorse vengono impiegate oggi per la futura colonizzazione di Marte. Allora, adesso veniamo a voi, potete anche voi partecipare a queste imprese? Sicuramente sì, vi faccio vedere alcune attività, ci sono coinvolti tanti vostri coetanei europei, in genere coordinati dall'Agenzia Spaziale Europea, quindi anche voi se siete interessati mettetevi in contatto con l'ESA e vi posso fare, diciamo, indicare chi contattare. Ad esempio, vedete questi ragazzi austriaci che si sono costruite le loro tute e si stanno preparando sia in deserti che nelle calotte polari. Questo è un gruppo di ragazzi romani che hanno studiato una serra marziana in cui far crescere vegetali. E quindi vedete a Cape Canaveral quando fu lanciata una sonda verso Marte. Questi gruppi di ragazzi austriaci che in realtà cercano collaborazioni un po' in tutta Europa, anche in Italia, già vari studenti collaborano con loro, vanno in Oman, sono andati in Oman 2 anni fa, il deserto dell'Oman è molto simile a Marte. Ci sono andati veramente con dei moduli abitativi e con dei mezzi semoventi costruiti da loro, quindi sono ragazzi estremamente seri. Oppure potete anche pensare di promuovere dei robot, di costruire dei robot, di progettare dei robot. Queste sono tutte realizzazioni fatte da ragazzi europei coordinati dall'ESA, di robot che abbiano la capacità di muoversi e di operare
in ambienti difficili dal punto di vista della pressione, della temperatura, dell'atmosfera circostante e così via. Quindi vedete quante cose, ma non cose solamente tecnologicamente attraenti. Ad esempio c'è chi sta pensando a quali tessuti innovativi usare per rendere confortevole la vita a bordo sia delle navicelle spaziali, che poi una volta che siete atterrati, magari avete costruito la vostra discoteca, volete andarci eleganti. Questi sono tutti modellini fatti da appunto ragazzi europei. Oppure più vicino a voi, la Dainese, che è famosa per costruire le migliori tute per motociclisti, sta già pensando a modelli di tute adatte all'ambiente spaziale, e notate che lo fa tenendo ben presente le differenze anatomiche tra maschi e femmine. E infine potete anche pensare a fare, diciamo, i cuochi spaziali, a pensare a diete bilanciate per gli astronauti, come vedete la nostra Samantha Cristoforetti e un ragazzo padovano, Stefano Polacco, che adesso è diventato consulente proprio per la produzione di diete bilanciate dal punto di vista calorico dell'apporto di proteine di questo. E allora vorrei con questo concludere dicendo che anche per voi ragazzi ci sono varie possibilità, perlomeno di prepararvi a questo mondo che io credo che verrà nei prossimi decenni, con varie attività, non necessariamente scientifiche ma o tecnologiche, ma anche che si occupino di tessuti, che si occupino di moda, che si occupino di ristorazione. Insomma, direi che il limite a quello che potete fare è la vostra fantasia. E con questo vi ringrazio.